È il giorno della protesta in tutte le province d'Italia da parte del CONAPO, sindacato che segue il corpo dei vigili del fuoco. Anche qui ad Arezzo una manifestazione sotto la prefettura e adesso una delegazione pronta a incontrare il prefetto per segnalare quello che non va. Prima fra tutto la disparità di trattamento economico che ci sono con altri corpi dello Stato, tra cui ad esempio quello di polizia, addirittura si arriva fino a 700 euro nette mensili di differenza rispetto agli stessi gradi dei vigili del fuoco. Siamo stanchi di questa sperequazione nei confronti del personale del Corpo Nazionale. Lo faccio con un esempio che alla fine rende chiaramente l'idea. Noi abbiamo in alcune qualifiche una differenza di trattamento economico con il personale, per esempio, delle forze dell'ordine, pensate un po' alla polizia, stesso ministero, una differenza di oltre 700 euro mensili. Penso che sia la misura che insomma rende chiare le motivazioni per cui siamo oggi qui a manifestare. Tra l'altro, anche per riconoscere e appoggiare l'iniziativa del nostro segretario nazionale che dal 15 di maggio, stesse motivazioni, sta rappresentando a Roma davanti ai ministeri con lo sciopero della fame. Il motivo è: nei prossimi giorni il governo deciderà la rivisitazione di quelli che sono i trattamenti in parte anche organizzativi ma comunque anche economici del Corpo Nazionale, e dentro al documento che sarà poi valutato dai nostri politici non c'è niente di quello che noi rivendichiamo. Ecco. Dal punto di vista dei mezzi e del personale, come sta il comando di Arezzo? Anche questa è una dolente nota della quale abbiamo parlato nei mesi e nei tempi passati, ma che ancora è rimasta sostanzialmente la stessa. Siamo in difficoltà, ma non solo Arezzo, in tutta Italia siamo in difficoltà, perché anche dal punto di vista delle dotazioni siamo, dimenticati. Laddove le attrezzature, gli automezzi sono alla base del nostro lavoro, quindi insomma anche su questo lascio riflettere a chi ci ascolta.